Ciao, grazie a tutti, la parte numero 24 del Let's Play di Mother 3. Allora, nella parte scorsa abbiamo scoperto una gran fetta di trama. Abbiamo scoperto tutta la questione del... Ma te che cacchio sei? Il club di TV è stato chiuso, ma qui ci sono ancora la gente che gira dintorno. Ok. Tu ancora non mi fai... Ah, adesso costa solo 50D. Cioè, ID. Aspetta, c'è il vagone normale che vale 50 di per persona, o poi c'è quello speciale che vale 200 di... Non so qual è la differenza. Non so come sia la differenza, sinceramente, non mi ricordo. Mica, ma noi abbiamo 6.000, ma cosa? Vabbè, andiamo con quella 50, comunque. No, no, no. Non ti piace il verde, ma cosa? Tutti a bordo! Scusate se ti faccio saltare la musichetta, però... Grazie per aver viaggiato con noi. Fabbrica. Allora, la nostra missione era... andare al secondo ago. A quanto pare non ho scoperto dove si trova il secondo ago. Però ci ha chiesto di raggiungerli al laboratorio Chimera, che si trova qua a ovest. E che per farlo gli serve loro la scimmia. Possiamo farci un'idea di quale potrebbe essere la scimmia di cui hanno bisogno. Effettivamente, dove è andato a finire Salsa? Salsa non lo vediamo dal capitolo 3, da quando c'è stato il distacco temporale di 3 anni. Cos'è successo a Salsa in questi 3 anni? Oh, sei il laboratore part-time dell'altro giorno. Tempismo perfetto. Sta qui a controllare, ok? Vado dentro ad aiutare la ricerca delle scimmie scomparse. Eh sì. Ecco qua. Questo è il laboratorio Chimera. In questo laboratorio vengono fatti tutti gli esperimenti sugli animali. Vi ricordate che loro facevano gli esperimenti sugli animali, li smontavano e rimontavano come fossero giocattoli. Ecco, questo è il laboratorio in cui vengono fatti tutti questi esperimenti. Medicine? Oh! La forza è un nemico. Aumenta l'esperienza guadagnata. Ma cosa? Non li ho mai considerati questi oggetti qui. Qui c'è il bagno. Anche il bagno posso salvare. Vabbè, abbiamo appena salvato, però vabbè. Già che ce lo chiedi così gentilmente. E tu? Sai che me lo ricordavo? Cioè, mi ricordavo che c'era qualcosa che riguardava i fantasmi. Cioè, così a caso. Oh, qui c'è un negozio. Bastone ottimo. Minchia. Dobbiamo decidere. Vale di più 4 di attacco o 5 di velocità? Perché lo yo-yo mi... Rispetto allo yo-yo mi dà 4 di attacco in più, ma mi toglie 5 di velocità. Per ora io mi tengo lo yo-yo. Per ora. Il cinema Chimera è chiuso. Cinema Chimera? Qui però c'è un'uscita. Ci sono le maschere da maiale. Ok, ci travestiamo da cattivi. La mappa del laboratorio. Ecco qua. Laboratorio è una zona abbastanza complicata. È abbastanza complicata. Allora, fammi pensare dove bisogna andare per primo. Forse al piano più alto? Certo, avremmo potuto tranquillamente parlare con le persone. Ok. Tempismo perfetto. Siete i lavoratori part-time, vero? Allora iniziate a cercare. Non troviamo più delle scimmie.
Dovrebbero essere nascoste da qualche parte nel laboratorio. Ce ne sono due. Siete accerti ogni millimetro di questo posto. Vi ricordo che Salsa aveva la sua mogliettina tenuta come ostaggio proprio dai cattivi. E quindi questo ve lo posso anche dire. Le due scimmiette che mancano sono Salsa e la sua mogliettina. Avete visto quel bidone? Avete visto esattamente chi c'era dentro? Questa è una cosa molto molto interessante. Ora, se mi ricordassi dove è scappato, sempre se posso ritrovarlo adesso, eh. Ciao pappagallo. Non sono impagliato, sono vivo, molto vivo. Bravo. Erbe misteriose. Di qua si sale al piano superiore. E saliamo. No. Piano 2. Questo è il piano più alto. Vabbè, qua non pensavo. È molto labirintico il laboratorio chimera. Più che altro perché mi ricordo più o meno qual è la prima stanza che bisognava visitare, ma non mi ricordo qual è. Mi sembra che fosse questa qua a sinistra. Forse è quella stanza verde in mezzo alla mappa. Sì, è più o meno qua. Tutto quello che c'è oltre questa porta è top secret. Ok. Come vuoi. Minchia, già ho in mente come andrà a finire. Qua non c'è niente. Ah, questo è verde perché è all'aperto. Ok, è il tetto, va bene. Qua sotto c'è un'altra stanza, però. Quello è un dino congelato. Imprigionato nel ghiaccio. Un regalo. Una bomba, però troppi oggetti. Allora, iniziamo a buttare via un po' di oggetti perché... Allora, togliamo... Bastone buono. Il cappello da bimbo. No, butta. Tu butti... Latte scaduto. Dov'è? Ah, ho mica tolto il latte scaduto. Vabbè, ma nel castello di Zoe, no? Ho trovato. Vabbè, a quanto pare no. Tu butti allora biscotto alle noci, che è inutile. Funghi commestibili sono anche quelli inutili ormai. Ok. La bomba è utile. Dove potrebbero essere queste scimmie? Allora... Non sto continuando a impagliarmi. Mi sa che erano qua sopra. Qua a sinistra. Fossili. Aspetta, cos'è che dice? Anche da impagliata rimango pur sempre una rana. Qua sotto. Qui c'è un regalo da qualche parte, no? Ah, biscotto per cani. Ok. Se non sbaglio bisogna andare qua sopra. Questi sono tutti i nemici che noi abbiamo incontrato nel gioco comunque. Sono tutti dei veri e propri nemici del gioco. Eccole lì. Ma che vi vedo, eh. Sono scappate. Attenti. Se non ricordo male, se mi metto al leone ti è attaccato all'improvviso. Se non ricordo male, questa battaglia bisogna per forza perderla. Mi sembra che bisogna per forza perderla questa battaglia. Mi sembra di ricordare. O forse il gioco contrattacco? Ma quando è che l'abbiamo imparato, scusa? Ma perché ci troviamo i punti psichici senza che... Contrattacco, vabbè, mette uno scudo che contrattacca, come dice il nome, però... Quando è che l'abbiamo imparato? Facciamo finta di combattere come se volessimo fare la battaglia vera.
avvelenato addirittura. Tolgo il veleno. Spero che copri tutta la vita. Ok. Ora ti curi. Metti il contattacco anche su di te. Recupero tutta la vita. Ma è forte il contattacco. Costa un botto di punti psichici, ma è forte, cazzo. Facciamo il flash? Prima fai il flash. Paralizzato. Io lo so perché mi sembra ricordare che questa battaglia si può andare avanti anche se la si perde. Ma magari ricordo malissimo e faccio una figura di merda, eh. Faccio il love. Vabbè, sì, dai. Attaccare coda velenosa tipo Ratalos, togliti il veleno, sa che Lucas ci lascia le penne. Cazzo, gli è passata la paralisi. Diamo lì da mangiare. No, attacca prima lui. Che culo! Che culo! Non è che mano per fare un cura beta, eh. Ok. Cura. Uff. Attaccato con un morso. Quanto attacco non è più effetto su Lucas. Ma è la fine, quindi. Battuto. Battuto. Anche se comunque rimango dell'idea che secondo me si poteva andare avanti, che si perdeva. Ricordo che c'era una battaglia del genere su Mada 3. E mi sembra che fosse questa. Mi formerò. Battuto proprio all'ultimo comunque. Io non sei durato altri due turni, per dire. Stai bene? Lavoratore part-time carino? Vabbè, che carino. Ok, adesso il dialogo che segue è abbastanza importante. Quante ne rimangono? Solo una ora. Luna? Intendi quella rossa con una grande bocca? Sì. Ora siamo nei guai. Stare qui fermi non aiuterà nessuno. Per ora sigilliamo le uscite. Attenti, ragazzi. Cosa sta succedendo? Ehi, lavoratore part-time carino. Ce n'è un'altra in giro. Quella è molto più pericolosa del leone che hai appena affrontato. Se mentre cerchi le scimmie vedi un essere rosso con una bocca gigantesca, scappa subito. Ascoltami molto attentamente. Se vedi una chimera rossa e con la bocca grossa, non farle assolutamente nulla. Hai capito? Ti ho avvisato. E ti consiglierei anche di parlare con quella rana. Sarebbe pericoloso non farlo. Va bene, sta attento.
Il messaggio era molto chiaro. Questa chimera di cui parla, molti di voi probabilmente la conosceranno già. Questa chimera che si aggira, adesso inizia una parte, diciamo, semi-horror. Sapete che tanto io mi spavento anche con qualunque cosa che si muova nei videogiochi, quindi sarà qualcosa di veramente terribile. Ok, da ora in poi, in giro per le stanze, potremo incontrare questa chimera. Se entriamo in collisione con questa chimera, è game over istantaneo. Quindi non dobbiamo toccare quella chimera, altrimenti perdiamo istantaneamente. Game over istantaneo. Qua. Se dovessimo trovarla, basterebbe cambiare stanza per essere sicuro. Perlomeno non ti segue da una stanza all'altra. Ok, ci siamo curati. Ora però non sappiamo dove bisogna andare. Di sopra forse? Io c'ho una... Oh! Guardate qua! È quello che abbiamo visto prima. So che non me l'avete chiesto, ma mi chiamo... Dottor Andonaz. Ve lo ricordate? È il padre di Jeff, proveniente proprio da Mother 2. È strano vederlo qui. Sto venendo costretto da una persona a creare strane cose. Ora però sto cercando di redimermi. Sono occupato al momento. Potresti tornare dopo? Quindi lui è stato costretto dai cattivi a creare tutte queste chimere. Ci sta dicendo. Rimaniamo sempre costantemente allerta. Non c'è musica di sottofondo, sono soltanto... Cioè, è proprio pensata per essere tipo semi-horror sta parte. A parte che per me sapete che anche Life is Strange è horror, praticamente, per me, talmente mi cago addosso facilmente. Io da una parte vorrei farvela vedere questa chimera, perché sono sicuro che... Perché c'è su Super Smash Bros, quindi la conoscete. Però d'altro lato non ci tengo a controllarla, anche perché sono sicuro che comunque prima o poi la incontreremo, a prescindere dal fatto che la cerchi o no. Ora, dove cacchio sono queste scimmie? Cazzo, che spavento! Quel rumore! Non mi interessa, so ambientarmi. Niente, non sono qui. Oh, si è spostato qui. Sì, a questo passate di qui. Perché non le ho seguite? Ai, ai, il mio stomaco mi fa malissimo. Già, e poi c'è anche la chimera finale, o spaziale, come si chiama. La Ultimate Chimera in inglese. Ci penserei io se solo non avessi mal di stomaco. Non puoi fare nulla quando hai mal di stomaco. Occupati tu. Qui sono andate le scimmie, ma c'è andata anche l'Ultimate Chimera. Andiamoci. Ok. Un regalo. Stufato di maiale. Tu? Ha liberato la rossa. Siamo spacciati. Ah, questa è stata la scimmietta a liberare l'Ultimate Chimera. Bene. Eccole qua. Starde, venite qui. Chiaramente loro non ci conoscono. Salsa riconosce Lucas. Però non abbiamo la maschera maiale, quindi non sanno che siamo noi. Ora, dove stanno andate? Sti rumori però no, eh. Tu mi dici dove sono andate? Che stanza siamo? C'ho una caglia. Forse sono andate qua, eh. No, è inutile proprio questa stanza. Non c'è la chimera qui, vero? Ok, no. Non abbiamo ancora incontrata neanche una volta. Ultime parole famose. Ah, cazzi.
Ok, siamo qui. Salviamo già che ci siamo. Io non chiudo la parte finché non vedo almeno una volta la chimera. E finché non trovo. Non riesco a acchiappare Salsa e la sua morosa. Ok. Pistola acqua marina. Sarebbe servita prima. Ok, no, niente. È troppo bello il fatto che crei tensione. Andate qui? Ok, eccole qui. Eccola qua la chimera. La riconoscete? È quella che c'è su Newport City, Super Smash Bros. Mi sono ricordato la debolezza di questa chimera. Qui mi sono fatto coraggio e sono venuto fin qui. Adesso abbiamo perso le maschere, quindi loro le scimmie ci hanno riconosciuto. È una chimera che va con una batteria molto tecnologica. In altre parole, se giri la leva su off si spegnerà. Se la chimera ci tocca è game over istantaneo. Salsa ci ha riconosciuto, quindi adesso ci vuole aiutare. Flashback. Anche su Super Smash Bros. Quando la chimera vi morde e morite istantaneamente. Praticamente. Non la possiamo combattere, cioè non parte proprio neanche a battaglia, è proprio game over istantaneo. Peccato non averla incrociata neanche una volta per i corridoi. Ha un bottone largo sulla schiena, devi prenderlo. Andiamo, sii coraggioso. Usa il cane come esca. E Salsa ci salva. Peccato non averla incontrata neanche una volta per i corridoi, sarebbe stato figo. Anche ansiogeno, però sarebbe stato figo. Oh. Grazie giovane e scimmia. Userò questa opportunità per lasciare l'esercito e dedicherò la mia vita a rendere tutti gli esseri viventi felici. Oh, ti piace come idea? Grazie cane. Mi dispiace. Stavo scherzando prima sulla cosa dell'usarti come esca. Ti stai sbagliando, hai capito male. Salsa si è unita al tuo gruppo. Ok, abbiamo salvato Salsa, però. Ok, la chimera è ancora viva. Scimmie ci intima di seguirla. Ok, proviamo a seguirla. In teoria sarebbe ora di chiudere la parte, però prima facciamo questa piccola scenetta. Cosa abbiamo qui? Una porta. E Salsa sa come aprire le porte. Solo Salsa, Wes e Kumatora sa come si fa. No, ho sbagliato, non era su. Sì, è questa. Voilà, ecco perché gli serviva la scimmia per aprire la porta. Quindi, oltre a questa porta qui, verosimilmente ci dovrebbe essere il secondo ago. Chiuderò la porta quando avrò estratto l'ago. Ok. Oh!
Questa è la casa di una gypsy. Kumatora! Oh, fantastico! Sei arrivato, Lucas. Ah, ci sei pure tu, Salsa? È bello rivederti. Non sapevo che fossi vivo. Oh, come stai, scimmia amore? Cosa, scimmia amore? Ciao. Oh cielo, che visitatori adorabili. Presentameli, no? Sì, questi sono i miei amici. Questo è Salsa, la scimmia, con la sua scimmia amore. E questo è Lucas, l'umano. Questo cane è... Bonnie, il cane. Quando si chiamava, mi scorda come si chiamava. Quindi tu sei il piccolo Lucas? Ionia mi ha raccontato tutto. Vieni con me. Ti mostrerò dov'è il lago. Oh già, mi ero quasi scordata. Lucas, quella è Doria, una delle sette magipsi. Mi ha salvata. Ecco qual era il mio destino. Manca solo Duster all'appello ora. È sempre lui che manca l'appello. Ion mi ha detto che siete arrivati. L'ago che custodisco è in fondo a questo stagno. Non è facile da estrarre. E dubito che tu possa realmente estrarre gli aghi. Ma prima che tu possa anche solo provare, dobbiamo spostare l'acqua nell'altro stagno. Ehi, presente la botola chimera a ovest? Ci potrebbe essere qualcosa di utile per spostare l'acqua. Vai a cercare lì. Torniamoci. Verrà una parte da circa 30 minuti, però è perché voglio... Come si dice? Voglio chiudere la parte dopo aver estratto il secondo ago. Comunque ripeto che è strano che ci sia il dottor Andonaz, insomma, da te. È l'unico personaggio di Mother 2. Tranne qualche nemico, vabbè, che ritorna. Oh, bene. Ti ho ringraziato prima. Tranne, vabbè, dai, RP, ovviamente. Ti ho ringraziato prima. Cosa c'è? Vuoi trasferire tutta l'acqua da uno stagno all'altro? Quello sguardo. Hai una missione da compiere. Bene, ti aiuterò. Acciù! Osservate. Ho portato varie chimere che stavo sviluppando in segreto. Prendi quella che preferisci. Questo è un asciugatore. Si tratta dell'ultimo modello di chimera asciugatrice. Utilizza un sistema d'aria calda e un motore da getta. Asciuga tutto in un lampo. Persino capelli lunghi, parrucche, afro, pantaloni e bellezze asiatiche. A cosa? Sei sicuro della tua scelta? No. A te? Questi sono i secchio fratelli. Sono la combinazione della tecnologia taglia il pasto con quella degli argillomini. Lavorano un sacco. No. E questa è la nostra scelta. Noiosa chimera conosciuta come pompa chimera. Questa straordinaria creatura ordinaria è utile solo quando devi trasferire l'acqua da un posto all'altro, per esempio da uno stagno. Questo è così noioso, sì. Oh, sì, abbiamo davanti a noi la soluzione al problema dello stagno. Me lo sento. Guardalo mentre succhia l'acqua. Lo stagno si sta svuotando. Ancora, continua. Guardalo, guardalo. Guardalo lavorare. Mi fa venire i brividi. Eccolo lì. Quindi il primo ago è stato estratto dai cattivi. Il secondo possiamo estrarlo noi. Guarda come si impegna. Neanche lo dà a vedere. Un talento naturale, che Casanova. Bravo, signor Pompa. Eccolo, quello è il lago. Uno dei sette aghi che tengo lontano il drago scuro. Bene, allora. Estraiamolo. Estrarre il lago, tra l'altro, è una delle pose di vittoria di Lucas su Super Smash Bros.
puoi veramente estrarre l'ago, come ha detto Ionia? Non so se sei spaventato o felice. Quante emozioni che mi stanno salendo. Il momento è giunto, non riesco a crederci. Battito, battito e un altro battito. Ok, estrailo. Con tutta la tua forza. Davanti ai miei occhi. Se il lago verrà estratto, sparirai come Eolia. Sì, perché il lago non avrà più bisogno di me. L'ago può essere estratto solo quando giunge il momento. Quando viene estratto l'ago, il momento è giunto, per forza. Noi magizi abbiamo vissuto le nostre vite in modo da accettarlo felicemente. Quindi non preoccuparti, non morirò. Seguirò il destino e scomparirò. Sarà una cosa bella. Ho anche dei bei ricordi. Qui sarà anche triste. Estrai l'ago? Sì. Eccolo qua. Qualcosa si è risvegliato dentro Lucas. Psicoamore beta. Ogni volta che estrarremo un ago, il nostro PK Love aumenterà di livello. È realmente l'inizio della fine. Il momento è finalmente giunto. Non pensavo che qualcuno sarebbe mai arrivato a estrarre l'ago. Sparire ancora nella bellezza e nella giovinezza. In un certo senso è una benedizione. Kumatora, vai col piccolo Lucas e aiutalo fino alla fine. Sto per scomparire nella mia bellezza e nella mia gioventù. Pensatemi ogni tanto, ok? Tieni, eccoti il mio memento. E ognuna delle magipsi ci lascerà il suo memento prima di morire. Oh cielo, hai l'inventario pieno. Beh, che peccato. Vabbè, ma dallo a Bonnie. Quindi ce l'abbiamo perso? Oh cazzo. Io pensavo lo desse a Bonnie automaticamente. Però effettivamente Bonnie non è nel nostro inventario. Non è nella nostra parte quando... che palle. Ione me lo ha detto tanto tempo fa. Quando il drago scuro si sveglierà, la vita e il tempo rinasceranno. Non so cosa accadrà, ma voglio vedere la fine. Lucas, posso seguirti? Voglio venire con te. Dobbiamo sbrigarci a trovare pure Duster e l'uovo lucente. Kumatora, sei unito al tuo gruppo. Salsa, ci siamo appena ritrovati, ma ci dobbiamo già salutare. Cosa c'è? Come sei sentimentale? Andiamo, verso il prossimo ago. Statemi bene, tu esci, mio amore. Ma... Cosa c'è? Una noce? Per me? Grazie. A dopo, se riusciremo a incontrarci di nuovo. E finalmente Salsa può essere felice con la sua morosa. Finalmente, dopo, cioè, da quando abbiamo incontrato Salsa, finalmente può vivere per sempre felice con la sua scimmietta. Termino qui la parte numero, finalmente, la 24 del let's play di Mother 3. Se vi è piaciuto il cattapuccio del salto, vi succediamo alla prossima. Ciao ragazzi.